Buonasera a tutte e a tutti. Non è facile parlare. Sentite? Bene, grazie. Sì? Così va bene. Bene. Dicevo, benvenute a tutte e a tutti. Non è facile parlare in manifestazioni di questo genere. Cercherò di parlare più forte. Faccia rumore! Lo farò. Devo dire... Greta viene spesso definito come un mostro, invece mostro non è. Mostro è un'eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c'è. I mostri non sono malati, sono figli sani del patriarcato e della cultura dello stupro. La cultura dello stupro è ciò che legittima ogni comportamento che va a ledere la figura della donna, a partire dalle cose a cui talvolta non viene nemmeno data importanza, ma che di importanza ne hanno e come il controllo, la possessività, il catcalling. Ogni uomo viene privilegiato da questa cultura. Viene spesso detto non tutti gli uomini no, ma sono sempre uomini. Nessun uomo è buono se non fa nulla per smantellare la società che li privilegia tanto. È responsabilità degli uomini in questa società patriarcale, dato il loro privilegio e il loro potere, educare, richiamare amici e colleghi non appena sentano il minimo accenno di violenza sessista. Ditelo a quell'amico che controlla la propria ragazza, ditelo a quel collega che fa catcalling alle passanti. Rendetevi ostili a comportamenti del genere, accettati dalla società, che non sono altro che il preludio del femminicidio. È stato. Speriamo tutte che Giulia sia l'ultima, ma Giulia già non è l'ultima, perché già altre donne sono state uccise. Ogni due giorni circa, due o tre giorni, una donna viene uccisa dal proprio partner o da una persona che fa parte della sua famiglia. Io vorrei dire, gli uomini dicono non tutti gli uomini, ma perché gli uomini ci fanno violenza e non se ne rendono neanche conto, perché manca proprio un'informazione, manca una cultura. E io vorrei che questo spazio... In fisica, io ho avuto una relazione in cui avevo la violenza psicologica. Il mio allora fidanzato è riuscito a inculcarmi talmente tanto nella testa il potere che lui aveva su di me, che... ci ho creduto anch'io. Io ho vissuto anni nel terrore di poter essere lasciata, perché ero talmente tanto innamorata che non vedevo cosa lui stava facendo in me. Io per anni, gli anni successivi alla nostra rottura, ho vissuto con il trauma che se io parlavo con un uomo, era una troia. Al 3, 2, 1, cominciamo a fare...